Ciao, sono Luca e in questo video vedremo un errore che non devi assolutamente fare per quanto riguarda il piramidale per aumentare la massa muscolare, quindi obiettivo ipertrofia muscolare, non forza muscolare, che è un discorso a parte. E tra l'altro puoi evitare di fare un ciclo di forza muscolare perché risulterebbe essere molto stressante, pericoloso, e non necessariamente un aumento di forza nell'ambito di questo ciclo si tradurrebbe con un rapporto di 1-1 in un aumento di massa muscolare in maniera proporzionata. Quindi parentesi, comunque puoi evitare e aumentare la forza muscolare indirettamente semplicemente aumentando i carichi del 5% ogni 2 settimane. Piramidale vuol dire aumentare il carico ad ogni serie successiva dello stesso esercizio, immagina una chest press con le ripetizioni che si riducono ad ogni serie successiva, quindi immagina 5 serie alla chest press, prima da 8 con un certo peso, dopodiché fai una pausa e dopo, per appunto, aumenti il carico, seconda serie da 7, poi fai una pausa, aumenti il carico, terza serie da 6 e così via fino ad arrivare alla quinta serie. L'errore consiste per l'appunto nel fare una pausa troppo lunga e non attiva. Pausa troppo lunga vuol dire oltre 45 secondi e anche oltre il minuto, che ti porterebbe a disperdere il focus, pensare ad altro, scrollare, vagare per la palestra, perdere intensità, densità, pompaggio, connessione mente-muscolo, tempo sotto tensione e consapevolezza in generale di quello che stai facendo. Quindi di fatto ti porterebbe ad avere un workout blando, poco intenso, che magari sfora i 60 minuti e non sarebbe assolutamente meglio, e ancora una volta un workout meno efficace, rischiando poi anche una pausa molto lunga di usare carichi troppo elevati, perché se no poi per appunto la pausa molto lunga, magari anche oltre il minuto e mezzo, dopo avresti, come dire, tipo di potrebbe per l'appunto usare un carico fin troppo elevato per la serie successiva, rischiando per l'appunto poi dopo di entrare in sicurezza, non solo. Quindi conviene come sempre avere dei workout molto concentrati in termini di intensità non oltre 60 minuti, con delle pause in questo caso da fare, nel caso delle super serie non le fareste ad esempio, pause comunque attive non oltre i 30-45 secondi, dove userai magari carichi leggermente inferiori però non bassi in senso assoluto, con la maggiore sicurezza, divertimento, piacere, sostenibilità, massimizzando le variabili viste in precedenza, cioè connessione mente-muscolo, consapevolezza muscolare, tempo sotto tensione, intensità, densità, pompaggio, non solo, e con un maggiore divertimento. E nella pausa per l'appunto fai una pausa attiva, cioè allunghi e contrai il muscolo per sentire come sta lavorando, oltre ad aumentare il carico per la serie successiva. Tutto questo invece di scrollare, pensare ad altro, vagare, che ti porterebbe, ripeto ancora una volta, ad avere una approccio meccanico e passivo al tuo allenamento e non consapevole, quindi approccio meccanico non consapevole e passivo, dove tu fai una serie, poi pensi ad altro, fai una serie, poi pensi ad altro, invece di essere coinvolto al 100% del tuo allenamento con il focus sulla connessione mente-muscolo da massimizzare. E per l'appunto la pausa attiva ti permette di rimanere lì con il focus, massimizzando anche il tempo sotto tensione, cioè il tempo che il muscolo passa ricevendo uno stimolo, con per l'appunto risultati migliori, nonostante magari un carico leggermente inferiore, visto la pausa magari inferiore rispetto al minuto, minuto e mezzo. Tutto questo vuol dire per l'appunto workout molto più efficace, poi aumenterai i carichi del 5% ogni 2 settimane, sempre in un contesto di ascolto di te, però con delle pause attive e non troppo lunghe, sicuramente consapevoli e non troppo lunghe, per l'appunto puoi avere migliori risultati in un contesto anche dove dovete imparare a conoscere, e grazie a questa migliore conoscenza di te poi nel corso del tempo puoi personalizzarti la scheda in base a quello che senti al meglio, invece di per l'appunto eseguire i movimenti meccanicamente, non sentire niente, non avere buoni risultati, dopo non sapere dove migliorare. Anche la conoscenza di te è molto importante, la pausa attiva ti permette di migliorarla. Quindi mi raccomando, non fare questo errore, dopo che puoi avere ottimi risultati. Per piramidale che ovviamente ha senso eseguito in palestra grazie alle macchine e alla rastrelliera di manubri, però anche a casa se hai panca multifunzione, manubri regolabili o comunque una mini rastrelliera di manubri tradizionali già precaricati, puoi sicuramente farlo per appunto anche a casa per avere buoni risultati. Ti rimando agli altri miei video, Paradigma Autoconsapevolezza, e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao!